Scoppio della Farm, pianta a 32 anni dall'esplosione, nessuna risposta sulle bonifiche. Scoperto dai carabinieri una discarica abusiva a Montignoso, denunciate 3 persone. Paura e delirio sulla 15, ubriaco semina il panico tagliando la strada da altri conducenti, arrestato. Ponte di Albiano, nominato commissario straordinario per i lavori il governatore della Toscana Enrico Rossi. Rifugio antiaereo RAM in attesa del bando per la gestione in corso, interventi di ripristino. Montignoso è sicuramente estate, al Via Teatro, musica e circo dal 26 luglio. Carrara, dopo l'esplosione nello stabilimento Farmo Plant che ha causato lo sprigionarsi di una grande nube di fumo nero. La protezione civile esclude. Buonasera dalla redazione toscana, ovviamente parliamo subito del grave incidente che si è verificato stamattina verso le 6:15 nello stabilimento Farmo Plant di Massa. Abbiamo sentito un botto forte, di solito si pensa a una gomma nell'autostrada. Invece dopo ha aperto la porta, abbiamo visto tutto nero, siamo usciti fuori, abbiamo aperto il cancello e c'è stato lo scoppio dopo 5 minuti. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben trovati a questo consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Come avete visto dalla nostra copertina, 32 anni fa, oggi ci fu l'esplosione della Farmo Plant, un evento che è rimasto e rimarrà per sempre nei ricordi della provincia di Massa Carrara. All'esplosione, oltre ad un ricordo doloroso, è legata anche la voglia di risposte sulle bonifiche che non sono mai arrivate. Ce ne parla Margherita Badiali.
Il 17 luglio 1988 Massa Carrara se lo ricorda bene. 32 anni fa ci fu uno di quegli eventi che difficilmente escono dalla memoria di un luogo. L'evento è l'esplosione della Farmoplant. Il 17 luglio è per il nostro territorio una data indimenticabile. È il giorno della paura, è il giorno che ha segnato per sempre le vite di ognuno di noi, dal più anziano al più giovane. Tutti si ricordano quel giorno e cosa si è portato via, ma cosa soprattutto ha lasciato. Lo scoppio della Farmoplant ha lasciato degli strascichi sulla vita di ognuno di noi e questi strascichi velenosi sono ancora nei terreni e nelle acque che attendono da troppi anni di essere bonificate. I veleni del polo chimico non siamo ancora riusciti ad eliminarli dalle nostre vite. 32 anni sono passati senza bonifiche e senza risposte. Ancora oggi non ci sono i colpevoli certi inchiodati alle loro responsabilità. Sostanze cancerogene che mettono a rischio la salute di tutti. Veleni che bloccano persino lo sviluppo economico del territorio perché la zona industriale non ha possibilità di ripartire. Ogni anno, il 17 luglio, speriamo di arrivare a questo anniversario doloroso con qualcosa tra le mani di positivo, almeno attendiamo in gloria un progetto serio di bonifica. L'emergenza sanitaria ha messo dei freni a tanti interventi, ma pare che quello delle bonifiche non voglia mai partire. Il progetto doveva essere pronto per il primo trimestre di quest'anno, finanziato con risorse statali e regionali e basato sulle analisi della falda eseguite per conto di Sogesit, società in-house del Ministero dell'Ambiente, da un'associazione temporanea di imprese. Centinaia di pozzi controllati in due fasi, migliaia di analisi chimiche, idrogeologiche e fisiche, tutto fermo per il virus, fino a pochi giorni fa. La regione però, che segue l'iter in prima linea, fa sapere che Sogesit è tornata a essere ufficialmente operativa. Tra qualche settimana sarà possibile avere a disposizione il modello idrogeologico di dettaglio necessario a impostare il progetto di bonifica che potrà essere consegnato all'inizio dell'autunno. C'è quindi una nuova data per il progetto di bonifica, inizio dell'autunno, e da quel momento partirà il lungo percorso di realizzazione dell'accordo di programma del 2018, che grazie anche alle risorse messe a disposizione dal Fondo di Solidarietà e Coesione e dalla Regione garantirà per la bonifica della falda oltre 20 milioni di euro. E al prossimo anniversario speriamo finalmente di vedere dei passi avanti che non ci facciano dimenticare, certo, ma che ci permettano di ricominciare a sperare. Scoperta dai carabinieri una discarica abusiva di Eternit a Montignoso, denunciate 3 persone in stato di libertà per invasione di terreni continuata e in concorso e per attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. Ma ascoltiamo i particolari. Una vera e propria discarica a cielo aperto è ciò che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Montignoso a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. Rifiuti speciali pericolosi, costituiti da numerose lastre in fibrocemento, probabilmente contenenti amianto, sono stati abbandonati in un'area rurale di circa 1200 metri quadrati all'interno di una proprietà privata in apparente stato di abbandono. L'attività investigativa condotta dai militari ha tratto origine da una precisa e circostanziata segnalazione prevenuta da un cittadino, il quale aveva notato un insolito e quotidiano via vai di persone a bordo di un camion nei pressi di una ex segheria ormai in disuso da diversi anni. Le notizie raccolte hanno quindi permesso di avviare accertamenti mirati che hanno portato al deferimento in stato di libertà di 3 soggetti di nazionalità romena, tutti privi di occupazione per i reati di invasione di terreni continuata in concorso e per attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. Delitto quest'ultimo che prevede l'arresto da 1 a 3 anni nonché un'ammenda da 5.200 a 52.000 euro ed il conseguente obbligo di ripristino e bonifica dei luoghi. Durante le indagini è stato accertato che 3 soggetti, approfittando sia dello stato di abbandono in cui versa la proprietà in questione, sia dell'assenza dei relativi proprietari, in più occasioni negli ultimi 2 mesi si erano introdotti illegittimamente nell'area abbandonata con il proprio furgone carico di rifiuti pericolosi che venivano puntualmente riversati in un punto nascosto dietro un capannone. Ad operazioni concluse si allontanavano a bordo del medesimo mezzo, prestando particolare attenzione a non destare troppo sospetto, compiendo tali movimenti nei momenti della giornata in cui vi era un traffico veicolare meno intenso. Nonostante le precauzioni adottate dai 3 stranieri, i loro movimenti non sono passati inosservati ad un cittadino del posto, la cui segnalazione, corredata anche da diverse immagini fotografiche, ha consentito di risalire agli autori del reato. I successivi approfondimenti svolti dai militari su delega della locale Procura della Repubblica hanno portato all'esecuzione di alcune perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli indagati, dove sono stati addirittura rinvenuti gli abiti da loro utilizzati durante alcune delle manovre di scarico dei rifiuti pericolosi. Tale elemento di prova
raccolto al loro carico ha fornito ulteriore conferma circa l'esatta identificazione dei responsabili dei reati in questione. Semina il panico sull'autocisa, automobilista ubriaco è in stato di arresto dalla polstrada di Pontremoli. L'uomo, originario di Caserta, a bordo di un grosso fuoristrada tagliava la strada ad altri conducenti in manette per guida in stato di ebbrezza e violenza privata. La cronaca di Margherita Badiali. Arrestato un uomo originario della provincia di Caserta per aver seminato il panico nella serata dello scorso 15 luglio lungo il tratto toscano della A15. È stata la polizia stradale di Pontremoli ad individuarlo e a mettergli le manette. Il giovane, alla guida di un grosso fuoristrada, cercava per motivi sconosciuti di fermare gli altri utenti che transitavano tranquillamente sull'autocisa, tagliando loro la strada e costringendoli a pericolose manovre di emergenza per evitare l'impatto. Uno dei guidatori, obbligato dallo sconosciuto ad entrare in un'area di servizio, ha chiesto aiuto alla sala radio della polizia stradale, la quale ha allertato immediatamente gli equipaggi della sottosezione di Pontremoli impegnati in un servizio di pattugliamento. I quattro poliziotti, due dei quali in borghese su di una macchina civetta, sono riusciti ad intercettare il fuoristrada proprio mentre questo, nei pressi di Pontremoli, cercava, in un ulteriore momento di follia, di tagliare la strada ad un camper con a bordo una famiglia a rientro dalle vacanze. Una volta individuato e messo in sicurezza, l'uomo dalla guida folle è stato tratto in arresto, poi risultato essere in stato di ebbrezza. Al giovane, al quale sono stati contestati i reati di guida in stato di ebbrezza, appunto, e violenza privata, è stata anche ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Enrico Rossi, nominato ufficialmente commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra. In merito si è espresso il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Ora dare risposta al territorio e accelerare sulla realizzazione delle rampe. I dettagli a cura di Rossella Barattini. Nominato il presidente della regione toscana Enrico Rossi come commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano sul fiume Magra, crollato lo scorso 8 aprile durante il periodo di lockdown. Adesso al commissario spetterà il compito di assicurare il progetto e la ricostruzione del nuovo ponte in tempi brevi e completa sicurezza, oltre alla realizzazione delle opere provvisorie come le rampe. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha spiegato quanto la comunità di Albiano sia desiderosa di un intervento rapido per superare il disagio subito e si aspetta un intervento rapido sulla realizzazione delle rampe. La comunità di Albiano Magra, ha dichiarato Giacomo Bugliani, attende la realizzazione in tempi rapidissimi delle rampe autostradali sulla A15 per consentire il collegamento della frazione di Albiano con il resto della provincia di Massa Carrara. Il consigliere regionale ha spiegato inoltre che proprio nei prossimi giorni il commissario conferirà ad ANAS l'incarico dell'esecuzione delle rampe, attività resa possibile grazie alla collaborazione che i tecnici regionali hanno messo in campo con l'amministrazione comunale di Aulla e con il sindaco Roberto Valettini. A questo punto, ha continuato Bugliani, dovrà solamente essere convocata la conferenza dei servizi e dato l'incarico ad ANAS di eseguire le opere. Per quanto riguarda il decreto di nomina del presidente Enrico Rossi, Bugliani si esprime dicendo che il decreto di nomina di Rossi, quanto alla realizzazione del ponte definitivo, non conferisce poteri di deroga particolarmente forti rispetto alla procedura ordinaria, se non quelli previsti dal decreto nazionale Sblocca Italia. Sarà necessario unire tutte le forze del territorio per consentire al presidente di poter procedere alla realizzazione dell'opera in tempi quanto più rapidi possibili, ma ora dobbiamo dare una risposta urgente al territorio e la realizzazione delle rampe deve partire immediatamente, fa presente Bugliani. Si ricorda che il presidente della regione toscana era stato proposto a commissario dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola Di Micheli e il decreto di nomina era stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La notizia che il Parco della Puane si doterà di un nuovo regolamento delle attività estrattive mi preoccupa molto, invece di tranquillizzarmi, così scrive la consigliera di Massa, Luana Mincarelli, del Movimento 5 Stelle. Prima di fare regolamenti nuovi o affidare tale compito sempre alle stesse università, ci dovrebbero spiegare con particolari motivazioni com'è possibile che siano state compiute irregolarità importanti. Mincarelli chiede quali siano gli strumenti e le strategie su cui si basa l'ente per determinare la tutela dell'ambiente, la valorizzazione turistica e culturale del parco. Quali criteri vengono adottati per rilasciare autorizzazioni e quali
quanti e chi gestisce i controlli se ad ogni pioggia il frigido si imbianca. Per cui si rischia anche la sanzione da parte dell'Unione Europea. La Mencarelli, concludendo, auspica che nell'ascolto dei portatori di interesse almeno siano accolti esclusivamente i contributi di chi le regole le ha sempre rispettate, atti alla mano. Il consigliere del PD del Comune di Massa, Stefano Alberti, interviene con un'interpellanza sollecitato da molti abitanti di via Lugo Frigido di Ponente per notificare della scarsa sicurezza della strada stante la ristrettezza della carreggiata e la mancanza di un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale, scrive. La situazione di pericolosità che si accentua nel periodo estivo e durante il weekend con l'incremento veicolare e pedonale che trasformano soprattutto il tratto finale fino all'intersezione con Via Venezia in una trappola rischiosa. Chiedo all'amministrazione comunale se e quando intende intervenire per mettere in sicurezza la strada, conclude Alberti. Garantire le condizioni di minor rischio ai pedoni, realizzare tutti quegli interventi della segnaletica stradale, ai divieti di sosta, ai camminamenti pedonali per contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana ai residenti e ai turisti. Ed è ancora in fase di stallo il bando per la gestione del rifugio antiaereo della Martana. L'associazione Sancho Pancia chiede una proroga all'amministrazione per i mesi estivi, ma sono ancora in corso interventi di ripristino. Sentiamo i dettagli. Non è ancora stato aperto il bando per la gestione del rifugio antiaereo della Martana, simbolo storico della Seconda Guerra Mondiale lungo la linea gotica, nonostante le numerose richieste di riapertura. L'associazione Sancho Pancia, che lo ha gestito fino al 31 dicembre 2019, però è in fremente attesa della riapertura o in alternativa di una proroga da parte dell'amministrazione per usufruire del rifugio nei mesi estivi. L'offerta culturale cittadina non sembra essere nel suo momento topico e l'amministrazione cittadina, con un impegno economico veramente esiguo, circa 800 euro, potrebbe consentire la fruizione gratuita del RAM per cittadini e turisti, si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. Dal comune però è stato precisato che l'intenzione dell'amministrazione è l'imminente riapertura e l'utilizzo del sito storico per aumentare l'offerta culturale e la didattica, in quanto luogo simbolo della città. Ciò che starebbe rallentando l'iter di riapertura del bando, fanno sapere dall'amministrazione, sono attività di ripristino al rifugio. I dovuti sopralluoghi per accertarne lo stato hanno constatato copiose infiltrazioni di acqua fognaria da tubazioni lungo la galleria derivanti da scarichi di abitazioni soprastanti, hanno spiegato, motivo per cui l'amministrazione comunale non ha ancora potuto riaprire e riaffidare il RAM, che nel frattempo era rimasto chiuso come ogni altro luogo durante il periodo di lockdown. La problematica riscontrata, di competenza privata, sarebbe comunque in fase di risoluzione, ma nonostante questo sono state trovate altre infiltrazioni nella roccia, ancora in fase di verifica. In questi giorni sono in corso ulteriori verifiche in un'area e il settore lavori pubblici sta provvedendo ad opere di manutenzione necessarie, quali il ripristino delle funzionalità dei servizi igienici ed interventi sull'illuminazione, fa sapere il comune, lavori che richiederanno circa una settimana. Una volta ripristinate le condizioni dei luoghi, l'amministrazione comunale procederà con un affidamento temporaneo nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara per la gestione del RAM, in modo da restituire alla città un luogo di interesse storico-culturale importantissimo. È stato molto partecipato il sopralluogo sul Canal Magro al Pomeromo di questa mattina, in cui i cittadini hanno potuto osservare da vicino le attività del consorzio di bonifica. Ismaele Ridolfi, presidente del consorzio di bonifica, si è dimostrato entusiasta della copiosa partecipazione e ha rinnovato l'appello ai cittadini di seguire con attenzione le attività e il lavoro del consorzio, anche con stimoli e segnalazioni, in modo da garantire un'attività efficace. Al via a Montignoso sicuramente estate, teatro, musica e circo a Montignoso dal 26 luglio al 23 agosto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Se ne è occupata per noi Camilla Di Maria. Torna anche quest'anno la rassegna di teatro, musica e circo a Montignoso, che si svolge dal 26 luglio al 23 agosto in diverse località del territorio, frutto della collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo e l'amministrazione comunale.
Avremmo voluto ricoprire più parti del territorio, ma a causa del Covid la scelta si è dovuta restringere, senza però rinunciare a questo evento, spiega l'assessore Eleonora Petrocci. Non abbiamo voluto rinunciare perché il mondo dello spettacolo, specialmente le piccole compagnie, è stato molto colpito da questa situazione. Abbiamo quindi deciso di fare una rassegna di spettacoli più piccola rispetto agli scorsi anni, ma non di rinunciarci del tutto. Simona Dell'Ertole di Fondazione Toscana Spettacolo aggiunge che l'obiettivo è quello di riversare le risorse sul territorio, quindi di far lavorare le compagnie toscane che sono in grandissima difficoltà. La rassegna si apre domenica 26 luglio al Cinquale nel Parco della Repubblica alle ore 21:30, come per tutti gli spettacoli, con lo show di Ugo Sanchez, un lavoro esilarante che prevede un forte coinvolgimento del pubblico, dai più grandi ai più piccoli. A seguire, domenica 2 agosto, debutta in Piazza della Chiesa di Santa Maria della Rosa il nuovo spettacolo di Renata Palminiello. Con i grandi discorsi la regista propone la sua indagine personale sulle parole degli altri. Non manca la musica, infatti domenica 9 agosto in località Sant'Eustachio Simone Baldini Tosi canta Fossati. Fossati nel 2011 ha annunciato il suo ultimo tour e ha poi mantenuto la sua scelta. A riportare la sua musica sul palco è ora il cantautore toscano Simone Baldini Tosi. A chiudere la rassegna, domenica 23 agosto, è l'Ape Teatrale, l'unico spettacolo con ingresso libero che si svolgerà alle 20:45 in località Renella e la stessa sera alle 21:45 al Cerreto. La compagnia If Prana, con questo ultimo spettacolo, ha proposto un evento adatto alle regole del Covid. La filosofia della rassegna consiste nel portare la cultura direttamente dalle persone. Il costo del biglietto, come precisato dall'assessora, simboleggia l'importanza della cultura che, essendo un lavoro, necessita di essere remunerata. Tutti gli spettacoli, inoltre, si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid, pertanto è consigliata la prenotazione per organizzare al meglio la distribuzione delle persone. Dal 20 luglio sulla strada provinciale 14 di Podenzano, all'altezza del chilometro 3400, viene istituito un senso unico alternato che resta in vigore fino al 20 dicembre 2020. Lo prevede un'ordinanza del servizio viabilità della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per permettere l'esecuzione di lavori di consolidamento su un movimento franoso. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi restate con noi per le altre notizie tra poco. Dare visibilità alla propria azienda dopo questa crisi è fondamentale per ripartire. Quando c'è una crisi, le aziende tagliano nella comunicazione, una scelta che la storia ci conferma essere controproducente. Questo è il momento di investire per comunicare la propria attività. Per essere notati, non basta essere presenti sulle piattaforme più in voga. Questo al massimo è utile a farsi dare un'occhiata. Tante aziende sono in difficoltà, appesantite da costi, vincoli, chiusure forzate. Quella che supererà questa crisi con slancio è l'attività che saprà investire in comunicazione. Le televisioni locali rappresentano oggi più che mai un grande valore aggiunto per il territorio su cui agiscono e si confermano ancora il mezzo con la maggiore valenza informativa, sia per frequenza di accesso che per importanza e attendibilità percepite, e si collocano al primo posto con il 68,8% di utenti che le utilizzano ogni giorno. È dunque il mezzo migliore e più affidabile per comunicare con i propri potenziali clienti. Antenna 3, per questo periodo di rinascita, propone delle iniziative a costi molto contenuti e con facilitazioni interessanti. Sei un piccolo o grande imprenditore e ci stai ascoltando? Contattaci senza impegno. Non perdere anche questa occasione. Ti aspettiamo! MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra.
un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? L'appuntamento per sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 alle ore 21 a Pontremoli in Piazza della Repubblica con l'evento Premi Bancarella 2020. La splendida cornice in Piazza della Repubblica accoglierà il pubblico per un massimo di 380 posti a sedere per entrambe le serate, con non deludendo per contenuti e suspense. Centrale sarà come ogni anno la cultura. L'accesso alla piazza sarà possibile esclusivamente previa prenotazione o in caso di posti liberi sarà possibile effettuarla in loco. La prenotazione dei posti potrà essere effettuata telefonando alla segreteria della Fondazione Città del Libro allo 0187 083 0676. Lo ripeto, 0187 83 0676 o ai 4 bar presenti nella piazza. Vediamo adesso chi sono i festeggiati questa sera. Violini, viola e violoncello. Quattro archi per un concerto entusiasmante. Eso Quartet si sono esibiti presso l'ospedale della Poane nel quinto appuntamento che il ricco calendario estivo dell'Associazione dei Donatori di Musica ha programmato. Si tratta di quattro giovani musicisti, il violinista Attila Simon, ungherese e membro fisso dell'orchestra del Cirque du Soleil. Matteo Rovinalti, anche egli violinista e direttore del Conservatorio Puccini di La Spezia. Elena Tonelli, violinista originaria di Marina di Massa e la giovanissima Federica Finardi Goldberg. Il quartetto ha iniziato la sua esibizione in maniera quasi informale. Quattro seggiole disposte in fila al lato del porticato dell'ospedale. Quasi invisibili, trascurati dalla maggior parte delle persone in transito. La differenza però si è notata quando i quattro violinisti hanno iniziato a suonare. Prima qualche canzone leggera, poi interpretazioni più raffinate delle arie immortali di Ennio Morricone ed Astor Piazzolla. E da quel momento è cambiato subito il rapporto con la platea, che ha goduto dell'effetto positivo della loro musica. Sabato 18 luglio a cena e domenica 19 luglio a pranzo ritorna la mitica grigliata degli archivi della Resistenza. La cena e il pranzo si svolgeranno presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosrinovo, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, e serviranno a finanziare il festival fino al cuore della rivolta. Il prezzo della cena e del pranzo sociale è di 25 euro, studenti e precari avranno una riduzione, pagheranno 20 euro. Sarà possibile fare anche merende e aperitivi dalle ore 17.30. La prenotazione è obbligatoria al 349
3278060, lo ripeto, 349-327-8060. Sabato 18 luglio alle 21.15 presso il Giardino delle Terme di Equiterme si terrà il concerto del trio jazz formato da Alberto Benicchi al sax, Giacomo Vitale alla chitarra e Leo Ravanera al pianoforte. In un anno difficile di grande emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale di Fibizzano ha voluto portare nelle frazioni del comune eventi musicali gratuiti per riprendere a fare spettacoli e cultura sul territorio. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero. E questa era l'ultima notizia per questa sera, non ci sono, il telegiornale termina qui, io come ogni fine settimana vi lascio le previsioni meteorologiche curate dal nostro Paolo Lonini. Non mi resta dunque che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati a Meteo Weekend. Non possiamo certo lamentarci di questo inizio di estate 2020, giunti ormai a metà luglio senza alcuna significativa ondata di calore ed anzi con un profilo termico regolare e spesso gradevole, temperature anche piuttosto fresche al pre-mattino, mentre nelle ore centrali si misurano da termometri a norma massime tra 26 e 28 gradi sulla costa e qualche punta solo localmente oltre i 30 nelle zone e nelle pianure interne. Il tutto con una vivace, gradevole ventilazione occidentale e tassi di umidità che nella maggior parte dei casi si mantengono su livelli contenuti. Il merito è riconducibile ancora una volta alla tradizionale alta pressione delle Azzorre che, lo vediamo dal nostro quadro sinottico, si estende in maniera molto regolare e uniforme dall'Atlantico verso l'Europa centro-occidentale. Soltanto nelle scorse giornate i massimi di alta pressione si sono temporaneamente spostati ad ovest, lasciando libero l'afflusso ad aria un po' più fresca, un po' più instabile dall'Europa nord-orientale che ha raggiunto anche le nostre zone determinando, lo avrete notato, una maggiore nuvolosità ed anche qualche locale episodio di instabilità in montagna con dei brevi rovesci, brevi o temporali che localmente hanno sconfinato anche sulle zone pianeggianti e costiere. Comunque quei tipici temporali di calore che sono anch'essi una caratteristica delle estati mediterranee. Comunque nessuna paura perché già durante il fine settimana l'alta pressione delle Azzorre nuovamente si estenderà sul continente europeo e quindi tornerà a tempo stabile e soleggiato soprattutto da domenica in avanti. Ma vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetta, lo facciamo a partire da sabato, giornata che si aprirà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso, degli addensamenti più compatti li ritroveremo nelle prime ore, soprattutto in prossimità dell'Appennino. Poi entro il pomeriggio delle schiarite via via più ampie si apriranno, lo vedete, sulle zone pianeggianti e costiere. In montagna invece, soprattutto a ridosso delle Apuane, si svilupperanno quelle tipiche nubi cumuliformi pomeridiane. Non è da escludere qualche breve e localizzato acquazzone proprio sulle Apuane al confine con l'Alta Versilia, ma fenomeni comunque di scarsa entità e di brevissima durata. Poi entro sera un definitivo miglioramento con cielo sgombro da nubi e limpido su tutta la provincia. Le temperature saranno in lieve diminuzione le minime, massime in ripresa sulle zone pianeggianti e costiere, ma con un clima ancora gradevole, secco e accompagnato da una vivace ventilazione settentrionale. Il mare poco mosso, localmente ancora mosso al mattino. Vediamo il dettaglio previsionistico per domenica. Al primo mattino un cielo ovunque sereno, poi dalla tarda mattinata inizieranno a svilupparsi quelle tipiche nubi cumuliformi sulle aree montuose, a tratti intense nel pomeriggio, soprattutto lungo l'Appennino, ma con basso rischio di fenomeni, sulle zone pianeggianti e costiere, lo vedete, il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso. Poi entro sera ampi rasserenamenti ovunque.
Le temperature guadagneranno qualche grado nei valori diurni, ancora comunque gradevoli, massime comprese in pianura tra 28 e 30 gradi, piuttosto fresco invece al primo mattino, con quindi una elevata escursione termica giornaliera. Venti deboli o moderati tendono a brezze lungo la costa, ancora nord-occidentali nell'interno, e mare da poco mosso a quasi calmo. Poche variazioni da segnalare con l'inizio della prossima settimana. Sarà ancora infatti l'alta pressione delle Azzorre a farla da padrona, con tempo stabile e soleggiato. Al più quei consueti annuvolamenti pomeridiani in montagna, un po' più consistenti da mercoledì in avanti, ma il rischio di brevi acquazzoni rimarrà basso e comunque confinato al crinale appennino. Le temperature stazionarie o un ulteriore lieve aumento, le massime, ma si manterranno su valori in linea con le medie del periodo, al più qualche punta di 30-31 gradi nelle zone interne. Lungo la costa, invece, dove prevarranno le brezze marine, rimarremo probabilmente al di sotto dei 29-30 gradi. E al momento non si intravede nessuna ondata di calore, probabilmente anche nell'ultima decade di luglio, e a tal proposito l'invito sempre a diffidare da chi su internet, sui giornali, in televisione spesso grida all'arrivo di questo caldo feroce, che molto spesso poi non si verifica. Ebbene, non vi sono delle fondamenta scientifiche su tutto ciò, ma spesso è soltanto un sensazionalismo mediatico. I dati scientifici, ecco, ci dicono che quantomeno nel breve e medio termine non sono attese ondate di calore sulla penisola italiana. Bene, terminiamo qua. Tutti gli aggiornamenti potete consultarli all'indirizzo internet www.meteoapuane.it. L'appuntamento televisivo torna venerdì prossimo. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!